Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in un nuovo episodio di Expeditions Conquistador, che se non mi inganno è il 52esimo. Sta durando a lungo. Nulla, andiamo a vedere che cosa succede qua del discorso del tesoro di Gutierrez. Se troviamo parecchi soldi potremmo tornare su a comprarci la fortezza. Mentre risalite lentamente il fiume, noti una certa eccitazione tra i tuoi uomini. Forse sono emozionati all'idea di scoprire che alcuni loro connazionali, da tempo dati per dispersi, sono ancora vivi. Forse temono quello che potrebbero venire a sapere sulla sorte di Felipe Gutierrez. Più probabilmente si tratta di entrambe le cose. Tieni gli occhi aperti alla ricerca di qualcosa che potrebbe essere definito porta, finché individui un potenziale candidato nel bel mezzo della giungla. Un arco di pietra gigantesco che potrebbe essere l'ingresso di un tempio enorme, ma che sembra stare tutto solo in mezzo agli alberi. Ci avviciniamo. Lasci i cavalli con i servitori e porti le truppe per lustrare l'arco. Ricavato nella pietra è però stranamente liscio, come se chi l'ha costruito non vi avesse mai inciso i tipici simboli aztechi che tante volte hai visto nei tuoi viaggi. Lo attraversi senza problemi e ti soffermi a controllare le rovine dei modesti edifici sull'altro lato. Anziché un grande palazzo meritevole di cotanto accesso, trovi tre casupole in pietra. Per lustra le case. Dentro una delle case trovi quelli che devono essere i resti di Felipe Gutierrez, uno scheletro seduto sul pavimento, la schiena contro il muro, vestito di quelli che un tempo erano abiti raffinati. Le ossa sono ormai ripulite dai parassiti che abitano questa parte della giungla. Sul pavimento tracce di sangue secco mostrano il cammino da lui percorso per raggiungere il luogo del suo ultimo riposo. Vicino a una mano, uno splendido vessillo recante lo stemma di famiglia. Nell'altra, un pezzo di stoffa intriso di sangue, un tempo appartenente all'uniforme di un ufficiale della marina spagnola. Per le altre case. Le altre case contengono una grande quantità di beni che dovevano costituire il bottino della spedizione di Gutierrez. Oggetti d'arte azteca, in gran parte bagnati o realizzati in oro. Vi sono inoltre sacchi che contenevano provviste sufficienti per giorni, ormai divorate dai parassiti, e qualche pacchetto ben chiuso pieno di medicinali spagnoli e rimedi locali. L'unica cosa che manca sono le armi. Mandi qualcuno a prendere i cavalli per portare via quello che si può ancora salvare. Prima di partire non puoi fare a meno di dare a Gutierrez una degna sepoltura. Enrique Ruiz raccoglie a terra il vessillo di Gutierrez e lo ammira. È uno splendido vessillo, avrebbe voluto che venisse seppellito con lui. Laszlo Paulik congiunge le mani in segno di rispetto. Credo che seppellire il vessillo sarebbe un peccato, Enrique. Dovremmo portarlo con noi in battaglia, perché questo era il suo scopo originario, e onorare la memoria di Gutierrez. No, io per questa volta ascolto Ruiz. Seppellisco Gutierrez con il vessillo. Tutti abbiamo vinto morale, ok. Posi il vessillo di Gutierrez accanto alle sue ossa, prima che i servitori coprano di terra la tomba. Tutti i membri della compagnia si raccolgono rispettosamente intorno al luogo di sepoltura, quando una croce di legno, ben realizzata nonostante il poco tempo a disposizione, viene collocata sulla tomba del grande esploratore. Cavolo, per 12! Tutti insieme raccogliete in silenzio i medicinali e i preziosi appartenenti al defunto e ai suoi uomini, vi preparate a continuare la vostra avventura. Ok, quindi sorte di Gutierrez concluso. Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare adesso è andare giù sotto, andare giù a Tlaxcala o alla città azteca comunque. Ah, un maialino lo prenderei volentieri. Niente maialino per noi. Allora, possiamo consolidare però le nostre... Cavolo, stiamo consumando un sacco di provviste. No, perché siamo stati male, cioè c'è stato quel problema là. Allora, pattuglia, tu vai di pattuglia. Visto che adesso stai bene, stai meglio. Allora, tu vai a caccia, visto che la pesca non c'è. E tu invece ti direi... Vai a finire il tuo sviluppo a questo punto. No, anzi, facciamo che consolidi la mappa delle pianure. Allora, 7 medicine, 9 di carne, 100 di esperienza per la mappa delle pianure. Ottimo. Quante medicine abbiamo adesso? 120, ok, per cui va bene. 141 di erbe, benissimo. Abbiamo poca carne, ma adesso rimediamo.
15. Speravo meglio, ma poteva andare peggio. Ah, di qua non si passa, è troppo fitto. Allora, torniamo di qua. E ci accampiamo. Allora, tu sei il mister sviluppo, quindi vai a sviluppare questo qua. E voi altri tutti cacciate. Assegniamo un'unità di carne a tutti. Tu vai a cacciare, che di medicina adesso ne abbiamo abbastanza. Mentre tu conserva un poco. E a chi diamo una doppia razione? Ah, sono tutti a 7. Quasi. Se qualcuno sei, tu prendi 2 unità di carne allora. Quintero. Dieci razioni, 15 di carne. Favolosi. Vi voglio bene ragazzi, bravissimi. La pattuglia non ha trovato niente, ma non è un problema. Allora, cos'è questo? Passo di montagna. Fitta vegetazione, ok, ci rallenta tutto. Dove col passo di montagna? Di qua, tipo. Ci sono altre cose in giro. No, c'è un maialino là sotto, ma null'altro di nuovo. Oh, ci accampiamo come ieri. Oh, a tutti uno di carne. Ok. No, tu conserva 2, no. Allora, fai che cacciare. E quei 2 li facevo conservare da lui, allora. Che anche se sviluppa più lento non è un problema. Ok, abbiamo trovato uno di equipaggiamento. Grandissimi, lo diamo ai Ruenes, che così è a posto di nuovo. Ne abbiamo altro di equipaggiamento? No, ok. Ok, dov'è il passo di montagna? Però appena qua sotto lo dà. Ci siamo in mezzo, che ci tengono un'imboscata. No. Boh. C'è un cairn qua, è un tesoro! Oh sì, prendiamo il tesoro e torniamo su di dritti filati. Allora, conserva come 4 su 14. Quanta carne abbiamo preso da quel maialino? Un sacco, mi sa. Allora, no, tu mettiti a sviluppare allora il nostro famoso piccone. E tu che sei bravo a conservare, conserva. E quell'altra razione in più la diamo a qualcuno che sta male, tipo lui. Vadi. 8 di metallo, 10 razioni, 9 di carne. Ok, ma di roba qua come si è messi? Mediamente bene, potremmo usare un po' di olio in realtà, ma nulla. Allora, prendiamo sto cairn. Poi prendiamo il tesoro e torniamo su. Ha iniziato traccia la mappa delle montagne. E quanti carne sono? Sono di nuovo 10. 154, ok, ottimo, riusciamo giusto al pelo a... Sempre 10, sì. Questo possiamo anche metterlo su un altro. Ah, torniamo lassù allora. 30 filati. Tu caccia, visto che non abbiamo più carne. E tu sviluppa, bravo. 16 di carne, ottimo. Così mettiamo via anche qualche piccola provvista. Se fosse sempre così sarebbe anche una cosa positiva, ma in realtà è un po' altalenante la situazione, ovviamente. Allora, fin qua dobbiamo andare.
seguiamo un po' la strada, poi dopo ce la faremo per conto nostro. Ah, qua c'era il... vabbè. Nulla. Allora, conservare abbiamo da conservare. Tre soltanto. Mettiamo lui a conservare. Abbiamo trovato dei tesori, tantissimi tra l'altro. 167. 3 razioni, 10 unità di carne, va bene. Accampiamoci qua prima della strada. Allora, no, tu non caccia, tu vai a sviluppare qua. E no, aspetta, cooperazione come si è messi? Ok. 8 razioni, 10 di carne. Buonissimo, così siamo di nuovo sopra le... sopra le 400 razioni. Allora, andiamo qua, commerciamo, vediamo un po' cosa ci hanno da offrirci. Un paio di tesori non mi dispiacerebbero in questo momento, visto che comunque andremo a vendere praticamente tutti i nostri tesori. Allora, facciamo così. 21 medicine possiamo anche farle, in 3 giorni ci rientriamo. Andiamo a prendere questa cassa che non si sa mai. Ci andiamo qua in giù che c'è un maialino che ci può servire. Ok, mo ci accampiamo di nuovo. Allora, un'unità di carne a tutti e non basta. Però andrà bene così. No, aspetta, allora lui lo mettiamo a fare di nuovo un pochettino di medicine che siano di nuovo sotto quota 100. 15 di carne, buono. Quanto abbiamo di medicina? 106 adesso, ottimo. Per cui può anche... no, cavolo. Si è fatto male in una palizzata, era già capitato questo evento in passato. Quindi dovremo curarlo. Quanti... bauli che ci sono in giro. Ok, andiamo dal tizio e diciamo vai bello, ah no, forse mi bastano solo 2000. Prendi un altro forzato contenente 2000 preziosi. Tipo osserva a lungo il prezzo il forziere, non riuscendo a mascherare il suo tormento interiore. Volge lo sguardo ai suoi uomini, poi torna a guardare il forziere, poi guarda di nuovo i suoi uomini e di nuovo il forziere. Alla fine annuisce. Accettiamo il vostro dono, guerriero lucente. La casa di pietra appartiene di nuovo alla vostra gente. Ok. Concede alla tribù un giorno per andarsene e portarsi via le proprie cose. Appena la fortezza è stata sgomberata, ispezioni l'intera struttura per capire in che condizioni si trova. Al momento pensi non va bene, nemmeno per ospitare le tue truppe quando ti trovi in questa zona. Obiettivo iniziato, la fortezza di Getiarres. E cosa vuol dire? Scegli un supervisore per i lavori di costruzione della fortezza di Getiarres. Sarei quasi quasi tentato da lasciare Ruiz. Vorrei quasi lasciare Ruiz qua. Cosa dite? Lasciamo lui, Ruiz, anche se è di livello più alto. Però possiamo far salire... eh! 5.000 preziosi di nuovo!
Ma sono tantissimi. Oh, riassegna Eric Rubiz al tuo gruppo. Allora, aspetta un attimo. Allora, Ruiz. È molto bravo di guardia. Per cui mi scenderà parecchio la guardia se metto lui via. Dovrei far salire per esempio Ortega a livello 10. E dargli tutto. Vabbè, tanto adesso non abbiamo i 5.000 tesori. Per ora teniamocelo. Cioè, abbiamo fatto tutto sto casino a venire qua su per poi dire ah, hai bisogno di altri 5.000 tesori. Mannaggia. Non voglio essere malvagio, ma facciamo quasi prima a picchiarli. Quante medicine abbiamo? No, siamo a posto con le medicine, per cui... Tu caccia. Ho bisogno di un sacco di tesori qua, cos'è sta storia? Allora... Ah, lui si è fatto male. Abbiamo un sacco di carne. E mettiamo tutti e due qua a conservare. E diamo due doppie razioni a Zaraga e Lopez. No, Zaraga Quintero, dai. Paulix sta meglio. Abbiamo trovato 100 tesori. Il problema in tutto questo è che dobbiamo fare di nuovo delle medicine adesso, perché il tizio si è fatto male. Sì. Beh, passiamo qua dalla prateria, così troviamo magari delle erbe in giro. La strada è sì più veloce, ma non raccoglie nulla nel mentre. Né carne, né erbe, né tesori. Ma i tesori penso che ci siano solo una volta ogni tanto, effettivamente, non è che li continui a ritrovare. Allora, razione, un'unità di carne a tutti e ce ne avanzano soltanto due, per cui tu caccia e tu caccia. No, non voglio distruggere le necropoli. Vada. Allora, diamo una doppia razione a Quintero. Ah no, aspetta. Una di carne a tutti. Ok, tu prendi due di carne allora. No, come abbiamo perso 46 razioni? Ma sono tantissime 46 razioni. Cioè in 4 episodi aveva fatto tipo 46 razioni. E dobbiamo fare ancora delle medicine, effettivamente. Oh, ci sono di nuovo questi tizi qua. Io vado sempre di nuovo in pace perché qua non voglio grane, anche perché non è che guadagni tanto di esperienza a picchiarli. È più la perdita di equipaggiamento e di tempo e tutto che... Ma ancora sta male! Però, una miseria! Ma tutti una di carne, tu non è che ti prende il doppio. Perso 3 di medicina. Ha migliorato ma ancora sta male. Quest'uomo quanto mi farà penare. Guarda, quanto mai che l'ho preso in compagnia. Non avrei mica dovuto. Ok, il maiale abbiamo preso. Torniamo di là al passaggio tra le montagne a questo punto.
O prendiamo la strada lunga. No, finiamo di vedere il passaggio tra le montagne, due porte. Sono curioso di andare di là. Ancora questo il trauma balistico. Curati un po'. Conserva 4. Tu al posto che ricercare oggi conservi. A che punto sei con lo sviluppo? 3 giorni, ok. Cavolo. Cosa succede? Hai accampato per la notte e inviato i seguaci ad occuparsi di uno dei propri incarichi. Mentre tu sovrintendi un'organizzazione del falò, una freccia viene fuori dalla boscaglia, sfiora la tua testa, la tua velocità e finisce per piantarsi in un albero. Giungono a urla di guerrieri dai dintorni dell'accampamento. Le truppe che per caso si trovano ancora nelle vicinanze si radunano rapidamente attorno alle tende appena allestite. Mentre la maggior parte dei tuoi seguaci è fuori impegnata nei propri incarichi, tu rimani con pochi uomini. Ma il nemico ti è addosso, non c'è tempo per organizzarsi. Devi farcela con quello che hai. Mannaggia la miseria. Proprio adesso volevo dire ciao, ci vediamo. E niente, ve lo dirò lo stesso, ma dovrei registrare un altro episodio. Ciao a tutti, io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.